Radio Fime. Fime. Ringraziatevi. Questa è Radio Fime. Con Gianni, Gianna e Roberto. La sigla fa schifo. Ciao a tutti, benvenuti su Radio Fime, io sono Gianni e qui con me c'è... Roberto, ciao a tutti, ma c'è anche una voce incredibile femminile con noi che... Gianna! Come state ragazzi? Benissimo, tutto sto benissimo. Bene, tutto bene. Pensa che stamattina sono uscito di casa, una cosa incredibile, mi hanno rubato la macchina. Potrebbe essere anche un argomento. E come? E a voi hanno mai rubato la macchina? Fatecelo sapere al 347 27 27 Benissimo! Allora, attenzione, anche oggi stiamo per giocare a un gioco incredibile, quindi siamo pronti. Rullo di tamburi. Fintissimo. Indovina quanti siamo in studio! Tre. E ridono. E via che si va! Pronto Roberto? Come stai? Benissimo, grazie. Com'è c'è Gianni? Buongiorno. C'è Gianni? Ciao! Ti saluta anche Gianna. Ciao Roberto, come stai? Bene, bene, molto gentili. Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador. L'Ecuador, eccolo. Bellissimo! Bellissimo. C'è un mare stupendo. Deve far vincere perché io non è che parlo benissimo l'italiano, no, eh? Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora... Indovina quante persone ci sono in questa stanza! Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati, Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo! Due! Quasi? Quasi? Come quasi? Tre! Congratulations! Ma l'ho detto prima, tre! Bravissimo! Hai vinto, Roberto! Allora, attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo. Quante sono le buste? Ecco, raccontaci un po', Gianna. Va benissimo. Oggi, Roberto, abbiamo tre buste. Potrai scegliere tra la busta numero uno, la busta numero due numero e, attenzione, tre. La busta numero tre. Quale scegli, Roberto? La numero tre! La numero tre, attenzione. Allora, Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, raccontaci pure. Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2 metri e 40. Cosa se ne fa? Quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi, nel weekend, no? Giusto? Certo, noi facciamo la grigliata sempre. Le grigliate, ecco, sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto? Vero. Fantastico. Bellissimo. Siamo in famiglia. Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così. Però adesso, senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto. Grazie, molto gentile. Ciao, ciao, Roberto, Roberto, ciao, Roberto, ciao. Il nuovo disco di... Ciao Roberto, sei in linea? Sì, sono in linea ancora, dimmi. Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo? Certo, certo che sono contento. Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere, dammi intanto il tuo indirizzo. Milano. Perfetto. Ecco, benissimo, c'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno? Aia. Ma scusate, siete pazzi, fuori di testa, come devo pagare? Mi stai dando uno stipendio mio, siete fuori di testa, veramente, non lo voglio. Eh sì, però stai calmo Roberto, preferisci pagare... Stai calmo, scusa. Preferisci pagare in contanti o segno? No, non pago niente, figurati se pago, non pago niente. Allora, la spedizione va bene la mattina? No, non è possibile. Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto. Ti devo pagare 280 euro? Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco, che sono queste. Ma che volete, scusate? Ma giocate con una cosa
cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi alcun euro. Allora che cosa è questo? Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco. Guarda, ti andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai. Congratulations! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a